Su Sportiva c'è ogni giorno il momento per approfondire quanto accade alla 98esima edizione del Giro d'Italia con i nostri ospiti, con i nostri compagni di viaggio come Roberto Sardelli, velobike.it. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Sesto Levante a Radio Sportiva e a tutti gli amici. Terza tappa, esatto, Roberto, con gli amici di velobike.it, anche nel giorno della terza tappa, con partenza dal Rapallo, arrivo a Sesto Levante, le prime due salite, quest'oggi un grande spavento, quello per la caduta di Domenico Pozzovivo, notizie e sempre in netto miglioramento sulle condizioni che in un primo momento sembravano assolutamente disperate per il corridore lucano della G2R alla Mondiale. Tra poco facciamo il punto anche con il nostro Roberto. Sul fronte sportivo, la vittoria è andata all'australiano Michael Matthews, che ha consolidato così la propria leadership già sancita nella giornata di ieri con la maglia rosa. In volata a Sesto Levante, Michael Matthews ha battuto di un soffio il corridore del Team Trek Fabio Felline, che è in collegamento con Radio Sportiva a poche ore dal termine della tappa. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao. Innanzitutto, come stai? A giudicare dalla gamba direi bene, peccato per quei centimetri decisivi. Ma sì, io lo sport è un po' come la vita, sembra che me l'abbia restituita dai Paesi Baschi, però alla fine vedo il lato positivo, che era una giornata in cui volevo far bene, sono riuscito poi comunque a far secondo, quindi ero lì, e che ormai è andata, si pensa alle prossime tappe, ai prossimi appuntamenti, e speriamo che la condizione continui ad esserci e ad assistermi per questo giro. Prego anche Roberto Sardelli, velobike.it, per le domande al nostro ospite, Fabio Felline. Ciao Fabio, grazie per essere con noi. E viene da chiederti, i prossimi appuntamenti, le prossime occasioni, forse già da domani c'è una prima della montagna a 9 km dalla Spezia, per cui forse farai un pochino tesoro di quello che oggi non è andato. Per il secondo giorno consecutivo, chi ha lanciato la volata ha dovuto assistere al trionfo in rimonta dell'avversario. Che ne pensi? Ma sì, è un po', sai, nelle volate non si può mai dire, forse il rammarico è quando non parti e rimani chiuso, quello è forse il più grosso rammarico. Dopo è sempre facile dire, sai, sono partito presto, sono partito tardi, però quello che dico è l'importante è partire, poi non sempre può andare bene. Oggi mi è andata male di un soffio e che dire, quello che ho detto prima è il ciclismo. Domani sarà un altro giorno, in teoria un'altra tappa che sulla quale, se io sto bene, ci proverò e speriamo, come ho detto, che di recuperare bene e che le gambe di domani siano migliori di quelle di oggi o comunque come quelle di oggi. Fabio, non era una critica ma quanto forse un'analisi, perché da replay si vede chiaramente che è stato molto lucido la maglia rosa a battezzare la tua rota. Quando sei partito proprio l'aveva proprio in mente, proprio eri predestinato. Sì, sì, sì. Ma quello che ho detto, secondo me ci sta, uno inizia anche a conoscere il proprio avversario. Onestamente cercavo di mettermi a ruota sua, stavolta però non l'ho preso da solo, ho preso la ruota di Gerrans, ma ovviamente non ho, per ridere, gli specchietti retrovisori che posso sapere chi ho a ruota, e lui sapendo magari qual è il mio modo, perché comunque ai Paesi Baschi è successo un po' l'opposto, ha fatto bene a far così, ha avuto la meglio lui, ha vinto, quindi onore al vincitore. Posso chiedere, Roberto, a Fabio Felline, oltre chiaramente al suo giro, anche una condizione a 360 gradi, quello che il gruppo sta vivendo? Perché ieri Fabio è arrivato a Genova un folle con la bici dentro il gruppo e ha provocato una caduta disumana, dove tra l'altro era stato protagonista davvero sfortunato anche Domenico Pozzovivo, che quest'oggi, per mettiamolo così, un segno e un disegno del fato particolarmente avverso, ha perso la ruota anteriore e è caduto. Cosa si dice nel gruppo anche di queste condizioni, soprattutto legate all'episodio di ieri, che spesso e volentieri mettono a repentaglio la vostra incolumità? Ma sai, guarda, sono onesto, di oggi è stata talmente una giornata tutta che dell'episodio di ieri non si è potuto parlare. Uh-huh. Si può dire che in generale comunque tutto il gruppo sa e ha la percezione che il ciclismo di oggi è un ciclismo con molto più stress, dove si rischia di più, e non si capisce se sono, le strade sono sempre quelle, e probabilmente è che siamo sempre più corridori che hanno un livello tale per poter stare davanti e che quindi si creano delle situazioni sempre più pericolose, però ormai dobbiamo farci un'abitudine, non è un problema solo dell'Italia, è un problema in generale, quindi non è che si può dare la colpa al Giro d'Italia,
e che sta cambiando il nostro sport, e questo è il discorso secondo me. No, assolutamente, anche perché nelle grandi classiche del nord, tra treni e auto spericolate, ne abbiamo viste di tutti i colori. No, infatti. Esatto, restituisco il microfono a Roberto Sardelli, velobike.it, per le ultime curiosità con il nostro ospite Fabio Fellini. Prego Roberto. No, assolutamente, quando si parla o si ha modo di fare un'intervista a Fabio c'è poco da aggiungere, è sempre molto lucido, molto intelligente, e credo che ora, se da una parte è cresciuto notevolmente perché veramente ha fatto un salto di qualità importante, deve ovviamente subire anche i favori del pronostico. Ciò che ha fatto ha reso, e ha spiegato, Matthews lo aveva battuto ai Paesi Baschi e oggi è avvenuto l'opposto. Però dico, visto che si pensa già a domani, ecco, non ha risposto, cosa pensa della tappa di domani? Ma io so che domani la danno più dura di oggi, so che sarà una giornata più impegnativa, dipende come verrà affrontato il percorso. Sicuramente quella salita a 9 km dall'arrivo può fare un gran male, e secondo me, dipende tanto da come verrà affrontato. Si potranno magari verificare, o c'è veramente un gruppetto ristretto dove magari ci sono degli uomini di classifica che hanno attaccato, ma secondo me magari è troppo presto, oppure ci sarà comunque sempre un gruppetto ristretto per una volata, ma secondo me sarà comunque un gruppo più piccolo di quello di oggi. Fabio Fellini, Team Trek, è stato un piacere ritrovarti in diretta su Radio Sportiva dopo l'ottimo secondo posto nella terza tappa del Giro d'Italia quest'oggi. Buon recupero e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, sempre un piacere anche da parte mia, alla prossima occasione, buona serata. Grazie a Fabio Fellini, corridore piemontese, classe 90 del Team Trek. Siamo in diretta con Roberto Sardelli, velobike.it. Al di là della tappa di domani, Roberto, vogliamo tornare anche sull'incredibile caduta di Domenico Pozzovivo. Guarda, se hai pazienza, c'è Andrea Capretti con un aggiornamento proprio dell'ultima ora sulle condizioni del corridore lucano. Le ultimissime. Ulteriori dettagli forniti dai vari staff medici. L'atleta era collaborante dopo aver subito un trauma cranio facciale, ha spiegato Elena Della Valle. Ha sempre respirato autonomamente, apparentemente non ha subito altri danni. È il modo in cui sostanzialmente attraverso l'ATAC si è garantito che non ci sono ulteriori problemi, per fortuna per Pozzovivo. L'atleta era orientato collaborante dopo aver subito un trauma cranio facciale, ha spiegato la stessa Della Valle, che è il medico rianimatore dello staff sanitario del Giro d'Italia. Non ha subito altri danni, ha sempre respirato autonomamente. È arrivato anche l'altro rianimatore caricato sull'ambulanza e trasportato in ospedale, ha raccontato la stessa Della Valle, facendo eco a quanto ci aveva anticipato Giovanni Tredici, responsabile medico del Giro. Notizie confortanti, paziente che è sempre rimasto lucido, il trauma al volto aveva portato dei problemi, ma non c'è una situazione di emergenza, aveva precisato lo stesso Tredici sulle condizioni di Pozzovivo dopo la grave caduta di oggi. Roberto, è andata bene? Sì, assolutamente, per le immagini che si sono viste, perché poi il trauma facciale è un trauma molto doloroso e anche lungo, però con le paure che avevamo provato, accidenti, si è andata bene. Io credo però, proprio tornando, ho finito appena da poco l'editoriale, tornando sulla caduta, io credo che, insomma, vediamo tranquillamente, siamo tutti sollevati dalle notizie che ci giungono sulle condizioni di Domenico, però io credo che lui deve recitare un mea culpa, però vorrei che confessasse le cause di questa mea culpa, perché ha perso praticamente aderenza alla gomma, e io continuo a coltivare il sospetto che ci sia troppe pressioni di atmosfere nelle camere d'aria, e questo purtroppo provoca simili incidenti e simili cadute, e bisogna correre ai ripari perché poi piangere è troppo tardi. Prima di salutarti, Roberto, ci dici anche tu, oltre a quelle alle impressioni di Fabio Fellini, qualcosa sulla tappa di domani? Sì, ripeto, con Fellini c'è poco da aggiungere, può fare l'inviato del Giro, è molto bravo, ma ha detto tutto perfettamente. Io aggiungo soltanto che su una tappa di 150 km, quindi breve e nervosa, difficile aspettarsi una fuga da lontano che vada in porto. Gli uomini di classifica, Matthews,
vuole stare un altro giorno in maglia rosa e perché no fare il bis domani. Noi, proprio approfittando della sua simpatia e della sua cordialità e disponibilità, speriamo invece di ricevere informazioni da Fellini attraverso comunicato stampa e attraverso tutte le ampie documentazioni visive e audio che ci manda ogni giorno puntualmente l'ufficio di RCS Sport. Con questo io saluterei da Sestri Levante tutti gli amici la vostra, di Radio Sportiva, la vostra redazione, dando appuntamento domani proprio dalla Spezia. Molto volentieri, grazie Roberto Sardelli, velobike.it, partner di Sportiva nel racconto del Giro d'Italia 2015. Ciao Roberto. Ciao a tutti voi.